Buongiorno. La comunità di Sant'Egidio, come tanti sanno, è da molti anni impegnata per l'abolizione della pena di morte e ogni 30 novembre promuove la giornata internazionale Città per la vita, città contro la pena di morte. Siamo giunti alla 19ª edizione e come la prima edizione siamo consapevoli e convinti che le municipalità possono giocare un ruolo insostituibile, importante per tenere alta l'attenzione sui diritti umani e il valore della vita, contrastando al tempo stesso il fenomeno della violenza diffusa in tanti contesti umani. Mentre il mondo intero è attraversato dalla crisi provocata dall'epidemia del Covid-19, vogliamo rispondere con un contagio positivo di sensibilità che tuteli i basilari diritti umani e la vita di ogni persona, senza rinunciare alla giustizia. Papa Francesco si è spesso pronunciato contro la pena di morte, anche in tempi recentissimi, con la sua ultima enciclica Fratelli Tutti, e ha invitato tutti, non solo i cristiani, a impegnarsi per diffondere una sensibilità e una cultura contraria alla guerra e alla pena di morte. Pena di morte che non ha esitato a definire una misura disumana che umilia, in qualsiasi modo venga perseguita, la dignità personale. Nel corso del 2019 si è registrata un'ulteriore diminuzione del ricorso alla pena di morte nel mondo. Tuttavia, le esecuzioni e le condanne a morte continuano ad essere comminate e spesso per motivi razziali, politici. Quindi, in questo senso, chiediamo ai comuni di tenere alta l'attenzione, soprattutto quest'anno, quando a dicembre avremo di nuovo la convocazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che approverà una nuova risoluzione per una moratoria universale della pena capitale. E speriamo che questa moratoria rafforzi ulteriormente il movimento e il percorso abolizionista. È in questo senso che continuiamo a sollecitare tutte le municipalità a promuovere, a implementare la battaglia per la difesa della vita e della dignità dell'uomo. Con l'occasione ringrazio tutti i comuni che vogliono continuare a darci una mano. Il Comune di Thiene aderisce anche quest'anno al progetto della Comunità di Sant'Egidio, rinnovando l'impegno per sensibilizzare la cittadinanza e per riflettere sul tema della pena di morte. La pena di morte è una punizione crudele e disumana che offende l'inviolabilità assoluta della vita e la dignità della persona umana. Va contro ogni principio etico, morale e non possiede un effetto deterrente, ma anzi alimenta la vendetta. Per uno Stato di diritto, la pena di morte rappresenta un fallimento perché spinge a uccidere in nome della giustizia. Ma non si ha giustizia uccidendo un essere umano e non ci può essere giustizia se non viene preservato il diritto primario che è la vita. Una nazione che abolisce la pena di morte è una nazione che dà un segnale di grande umanità e di speranza ai propri cittadini e che vuole garantire una società più umana, giusta e rispettosa dei diritti di ogni uomo. Buongiorno a tutti, sono Valentina Maculan, sono il sindaco di Carrè. Anche quest'anno il comune di Carrè conferma la propria adesione all'iniziativa promossa dalla comunità di Sant'Egidio per dire no alla pena di morte. In questo modo, anche quest'anno, il comune di Carrè conferma il proprio impegno come comunità per la vita. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la nostra Costituzione sostengono il valore universale del diritto alla vita. Sia personalmente, sia come istituzioni, confermiamo con questa iniziativa che nessuno Stato, nessun giudice, nessun cittadino possono, in nessuna circostanza, violare il più fondamentale dei diritti, la vita.
Questi diritti non possono avere più o meno valore a seconda del luogo geografico. Sono principi inviolabili sui quali deve alimentare e crescere l'etica umana. Altrimenti ci sarà sempre una giustificazione per rispondere alla violenza con violenza. E la pena di morte è un'azione violenta e aberrante, che va abolita. Le nostre città si muovono, respirano, camminano attraverso la vita dei loro cittadini. Le nostre città hanno anche delle idee, quando si tratta di diritti civili fondamentali, di dignità della persona. Da parecchi anni, infatti, città, metropoli, paesi di tutto il mondo hanno preso posizione contro la pena di morte. Hanno preso posizione quindi per affermare che il funzionamento delle nostre comunità deve partire da un rifiuto netto della violenza estrema della morte. E quindi traggono forza dall'impegno civico dei loro cittadini per ribadire la dignità della persona e dei diritti civili fondamentali e di rifiuto di ogni forma di violenza, in particolare il rifiuto della pena di morte. Quest'anno a dare il nostro contributo a questa importante iniziativa. Qualcuno potrebbe chiedersi che senso può avere questa attenzione, questo tempo dedicato a un tema apparentemente secondario, in un momento in cui la vita quotidiana di ciascuno di noi è così pesantemente condizionata dalla pandemia. Non ho tempo da perdere per queste cose, potrebbe obiettare qualcuno, ed è meglio che il sindaco si occupi di altro. Io posso capire questa reazione emotiva, soprattutto in un momento in cui siamo tutti così turbati, ma non sono d'accordo. Il tempo lo dobbiamo trovare, e come? È assolutamente vero che le nostre maggiori energie vanno dirottate per incidere su questa terribile situazione. E ricordo, tutti possiamo e dobbiamo fare la nostra parte. Sono però anche convinto che non possiamo mettere nel cassetto altre problematiche irrisolte, che in questo caso riguardano addirittura l'intera umanità e meritano il nostro impegno civile. Il disastro ambientale, il dramma della povertà e quello della sofferenza di milioni di persone, e potremmo fare purtroppo tanti altri esempi, non sono problemi andati in quarantena. Dobbiamo fare i conti anche con questi altri virus che mietono le loro vittime ogni giorno. L'amministrazione di Sant'Orso è a fianco di chi da anni promuove questa giornata di sensibilizzazione sul tema della pena di morte, e si impegna tutto l'anno per cancellare questa pratica che nulla ha a che fare con una giustizia che vuole definirsi umana. E allora siamo qui e continueremo ad esserci per percorrere con tanti amici quella strada che un giorno ci porterà sicuramente all'eliminazione di questa drammatica soluzione che ancora troppi paesi utilizzano quest'oggi. Grazie, buon lavoro a tutti. L'assassinio legale è incomparabilmente più orrendo dell'assassinio brigantesco. Chi è salito dai briganti, chi è scozzato di notte, spera di potersi salvare fino all'ultimo momento. Tutta quest'ultima speranza, con la quale è 10 volte più facile morire, viene tolta con certezza dalla condanna a morte. Con queste parole di Dostoevskij, il comune di Sarcedo partecipa con decisione anche quest'anno alla giornata contro la pena di morte. Non esistono società pienamente civili con pieni diritti se c'è la pena di morte. Le istituzioni non dovrebbero mai imitare gli uomini, ma dovrebbero essere al di sopra o di loro. E se ci pensiamo, i governi utilizzano la pena di morte per spaventare degli uomini utilizzando altri uomini. Gli stati più evoluti, più civili, non hanno la pena di morte. Pensiamoci. L'amministrazione comunale di Zanè e i suoi cittadini ricordano anche quest'anno la giornata mondiale contro la pena di morte. La nostra attenzione sarà dedicata al diritto di una difesa legale e sicura. Quest'anno, il 30 novembre, illumineremo l'ex municipio, ora sede socioculturale. Sarà un momento di attenzione e sensibilità da parte di tutti. Remigio Cocco, consigliere comunale delegato al sociale di Zanè. Come comune di Zuliano già da alcuni anni aderiamo alla campagna City for Life contro la pena di morte.
assieme a molti altri enti, associazioni, cittadini. Crediamo in questa modalità di dire no a un atto che è disumano, che è ormai fuori dalla storia e che non ha effetti riabilitativi e anzi nega fondamentalmente il diritto ad avere una seconda possibilità. E quindi crediamo fermamente che non possiamo metterci alla stessa stregua di chi gioca con la vita, e anzi, proprio sulla base del valore della vita, vogliamo continuare a dire no alla pena di morte in ogni stato. Sono Floriano Zini, responsabile della circoscrizione Veneto e Trentino Alto Adige di Amnesty International. Amnesty si oppone sempre alla pena di morte, in quanto una punizione crudele e disumana, nega qualsiasi possibilità di riabilitazione, non è provato abbia valore deterrente, può uccidere innocenti. 142 paesi del mondo hanno abolito la pena di morte o non compiono esecuzioni da tempo. Ancora 56 altri paesi la mantengono in vigore. Le situazioni peggiori sono in Cina, con migliaia di esecuzioni coperte da segreto di Stato, e in Medio Oriente, in particolare in Iran, Iraq e Arabia Saudita. L'Africa subsahariana fa passi avanti, mentre in Europa e nelle Americhe solo Bielorussia e Stati Uniti continuano con le esecuzioni. L'Oceania è l'unico continente libero dalla pena di morte. Molta della strada verso l'abolizione completa è stata fatta, altra ne resta da fare. Il 30 novembre più di 2300 città nel mondo illumineranno un proprio monumento per dire no alla pena di morte. Anche ciascuna e ciascuno di noi può fare lo stesso, diventando attivista di una delle tante associazioni che si battono per l'abolizione. Grazie.